Buongiorno, buongiorno e benvenuti al webinar La conferenza di servizi semplificata approfondimento. È il webinar di approfondimento che conclude gli incontri online su questa tematica. Sono Paola Pirani di Formez PA, vi introdurrò in questo evento. Do il benvenuto anche ai relatori di oggi, Riccardo Roccasalva e Mariangela Benedetti, esperti di semplificazione Formez PA, ai quali a breve passerò la parola. Gli eventi sulla conferenza dei servizi semplificati hanno aperto il programma dalla sospensione alla ripresa, un programma di informazione, formazione e affiancamento a distanza delle amministrazioni sulla ripresa delle attività produttive dopo questa emergenza sanitaria. Ed è un'attività che fa parte del progetto PON Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020, supporto all'operatività della riforma in materia di semplificazione che Formez PA realizza su mandato del Dipartimento della Funzione Pubblica. Questo programma, questo progetto dalla sospensione alla ripresa si rivolge a tutte le amministrazioni coinvolte nel rilascio delle autorizzazioni per le attività di impresa e si pone l'obiettivo di fornire gli strumenti per dare risposte tempestive e concrete alle imprese che riapriranno dopo questa fase o che avvieranno ex novo le loro attività. Quali sono le tematiche di questo progetto? La conferenza di servizi semplificata che stiamo trattando in questi webinar, silenzio assenso che abbiamo trattato il 25 maggio, autorizzazione unica ambientale che tratteremo il prossimo 8 giugno e per finire provvedimento autorizzatorio unico regionale che tratteremo il 15 di giugno. Come funziona questo programma? Questo programma è, come avete ben visto, coloro che hanno seguito fin dal primo webinar, è composto da un webinar introduttivo, per poi passare alla creazione di un gruppo di lavoro per l'approfondimento di casi concreti e, per finire, un webinar di approfondimento sulla riflessione fatta sui casi concreti, sui risultati del gruppo di lavoro. Questo di oggi è proprio il webinar di approfondimento che chiude questo ciclo sulla conferenza di servizi. Nel nostro gruppo di lavoro abbiamo avuto i vostri colleghi Stefano Velati del Comune di Olbia, istruttore ufficio insegne, Silvia Mazzarini, provincia di Ancona, istruttore tecnico. Abbiamo avuto il supporto di Francesca Piani e Tommaso Lani della provincia di Pesaro Urbino, funzionario capo ufficio affari giuridici Francesca Piani, funzionario capo ufficio autorizzazioni emissioni atmosfera Tommaso Lani. Abbiamo avuto il supporto di Roberto Beati, autorità Umbra per rifiuti e idrico, funzionario tecnico, di Roberta Ravaioli, Unione dei Comuni del Savio, responsabile SUAP, Alessandra Baldin, comune di Codroipo, regione del Friuli Venezia Giulia, responsabile istruttoria. Questi sono stati i vostri colleghi che ci hanno supportato nel nostro gruppo di lavoro. Cosa abbiamo fatto nel frattempo, nel tutto il 2019, con il nostro progetto Supporto all'operatività della riforma in materia di semplificazione? Abbiamo svolto attività di formazione a distanza e in presenza, ben 95 eventi di sensibilizzazione e formazione che hanno coinvolto ben 1.820 amministrazioni per 18.107 partecipanti. Si sono costituiti 7 centri di competenza regionali nella regione di Calabria, Campania, Friuli Venezia Giulia, Molise, Sardegna, Sicilia e Umbria. Ci sono stati lavori di affiancamento e consulenza in presenza e distanza. Si sono svolte ben 12 indagini di monitoraggio e verifica sull'attuazione delle misure di semplificazione ed è nata la nostra rete, la comunità di pratica, rete.italiasemplice.gov.it. Sono tenuti ben 46 webinar, 40 seminari. Le tematiche trattate sono state le più dalla conferenza dei servizi alla modulistica unificata e standardizzata, alla semplificazione per le imprese certificate, fino ad arrivare alle tematiche dei nostri giorni, il COVID-19 e i compiti del SUAP. Tutti i nostri eventi li potete trovare alla pagina, al nodo 17455 di Eventi PA, in cui c'è praticamente, ci troverete tutto il punto elenco con tutti i nostri seminari e webinar. Cliccando sul webinar o sul seminario di vostro interesse potete andare alla pagina di Eventi PA e lì trovare tutto il materiale, le slide utilizzate dai relatori e le registrazioni degli eventi.
Come si svolgerà il webinar di oggi? Andiamo velocemente per non togliere tempo ai nostri relatori. Allora, questo webinar di approfondimento, coinvolge tutti coloro che già hanno partecipato al primo evento, ma anche i nuovi che vogliono comunque, che sono comunque interessati a queste tematiche trattate. E dopo l'accoglienza ci saranno appunto la riflessione sui casi esaminati da Riccardo Roccasalvo e Mariangela Benedetti, per poi lasciare spazio sempre alle vostre domande in chat. La chat dove troverete il mio supporto e dove potrete scrivere le diverse riflessioni e domande che poi saranno trattate dai relatori nella seconda parte del nostro webinar. Ricordo che tutti i nostri webinar sono registrati e che le slide della registrazione le troverete nei prossimi giorni, dalla tarda serata di oggi, al nodo di eventi PA 220088. A breve ve lo scriverò anche in chat, la stessa pagina di eventi nella quale vi siete iscritti. E prima di augurarvi buon lavoro, ricordo che l'attestato di iscrizione avverrà solamente nei prossimi giorni e praticamente solamente a coloro che sono iscritti a questo evento e che hanno partecipato, che parteciperanno per almeno il 20% del tempo. A questo punto non mi resta che augurare buon lavoro e lasciare la parola a Riccardo Roccasalva. Prego. Buongiorno a tutti, ora si caricano le slide, perfetto. Allora, come vi ha detto poc'anzi Paola, oggi in questo webinar, diciamo in plenaria, affrontiamo e illustriamo le questioni che abbiamo discusso nello scorso webinar, che invece era ristretto a un gruppo di lavoro tra persone, insomma, che avevano sottoposto dei casi di particolare criticità in materia appunto di conferenza dei servizi. Quindi io e la dottoressa Benedetti illustreremo quelle che sono state gli spunti critici e le nostre risposte, naturalmente nella consapevolezza che, insomma, sono argomenti su cui non sempre, insomma, c'è una verità univoca e certa. Quindi magari, se volete, poi dopo ne parliamo insieme, cioè ne discutiamo insieme attraverso le vostre domande tramite chat. Allora, la prima questione che è stata posta dall'ufficio insegne del Comune di Olbia, e in particolare ci sono state una serie di pratiche per le quali era stato già emesso un provvedimento unico dal SUAPE. Sapete, in Sardegna c'è lo sportello unico, attività produttive ed edilizia. Quindi, dopo l'emissione di questo provvedimento unico, dell'autorizzazione unica, a seguito di una segnalazione scritta ricevuta dal SUAPE, però trasmessa all'ufficio insegne che si occupa dell'endoprocedimento sugli impianti pubblicitari, si era scoperta che cosa? Una dichiarazione non veritiera, ma direi veramente una vera e propria dichiarazione mendace. Calcoli statici contro la spinta del vento che il tecnico segnalatore affermava di non aver mai effettuato, quindi un vero e proprio caso di falso. Quindi, naturalmente, sapete, in questi casi i rimedi non sono soltanto di carattere amministrativo, ma anche penale. A seguito di questa segnalazione, l'ufficio insegne ha chiesto al SUAPE, perché lo prevede la specifica disciplina della Sardegna, di convocare la conferenza dei servizi sincrona, quindi ai sensi dell'articolo 14 ter della 241, per annullare in autotutela i precedenti provvedimenti unici, perché vi ripeto, non era soltanto un caso, ma erano più casi. Ora il quesito è: una volta annullati, quindi attraverso la conferenza sincrona, i provvedimenti in autotutela, a chi spetta la segnalazione alla Procura della Repubblica e all'ordine di appartenenza? Quindi a chi spetta segnalare queste dichiarazioni mendaci? Se spetta al funzionario del SUAPE, che deve firmare, come ha firmato il provvedimento autorizzativo, firmerà anche col principio del contrarius actus, quello di annullamento, oppure il dirigente del servizio, dice il collega, dell'ufficio insegne. Allora, per la risposta, appunto, in questo caso soccorre la direttiva SUAPE, proprio del 2019, emanata dalla Regione Sardegna, che al punto 10.2.4 dice testualmente: fatti salvi naturalmente i casi di errori e omissioni materiali scusabili, quindi non dipendenti da dolo fondamentalmente, quindi in tutti gli altri casi, come in questo, quindi quando c'è un vero e proprio dolo, quando un'amministrazione accerti la falsità delle dichiarazioni presentate nel corso del procedimento unico, oltre a trasmettere al SUAPE la proposta di provvedimento,
secondo la procedura sopra descritta, che appunto vuol dire chiedere la convocazione di una conferenza sincrona, simultanea, in forma sincrona, cosa che è stata correttamente fatta, trasmette direttamente gli atti alla Procura della Repubblica e all'eventuale ordine professionale di appartenenza. Quindi la risposta è chiara, questo è un principio generale. La denuncia viene fatta appunto in questo caso dal soggetto che arriva dall'ufficio, dal funzionario, dall'addetto che ha ricevuto la dichiarazione falsa, anche se la propria attività amministrativa è inserita soltanto in un endoprocedimento, ma comunque lui ha ricevuto la dichiarazione falsa e lui deve procedere alla segnalazione, quindi non necessariamente il SUAP, appunto. La seconda questione invece diciamo è parecchio articolata, è un quesito bello, bello articolato, e riguarda fondamentalmente la natura, poi al di là delle articolazioni di cui discorreremo tra poco, la natura della conferenza dei servizi ai sensi dell'articolo, in particolare dell'articolo 4,7 del decreto 59-2013. Per chi non sapesse di che cosa stiamo parlando, naturalmente parliamo dell'AUA, quindi dell'autorizzazione unica ambientale, che prevede come situazione ordinaria che sia lo sportello unico per l'attività produttiva, una volta verificati nei primi 30 giorni dalla domanda appunto di rilascio di AUA, debba verificare insieme nei primi 30 giorni insieme all'autorità competente la completezza formale della documentazione. Dopodiché, trascorsi 30 giorni, la documentazione si intende correttamente presentata, quindi si intende formalmente completa, il SUAP deve procedere alla deve nel in verità lo prevede soltanto l'ipotesi del comma 5 dell'articolo 4. Quindi quando vi sono endoprocedimenti che durano più di 90 giorni, come tipicamente il caso dell'autorizzazione ordinaria all'emissione in atmosfera, quindi deve indire ed eventualmente convocare la conferenza dei servizi. Mentre negli altri casi ci si rimette fondamentalmente alla disciplina della 241. Come sapete, la 241 prevede che l'obbligatorietà scatta quando, oltre al parere dell'ente precedente, occorrono ulteriori pareri. L'articolo 4,7 invece, sul quale si sofferma la provincia di Pesaro Urbino nella sua richiesta di parere, dice sostanzialmente quando bisogna chiedere soltanto pareri che non escono, diciamo così, dal perimetro dell'AUA, che non escono dal perimetro dell'AUA, quindi sono soltanto autorizzazione ordinaria all'emissione in atmosfera, autorizzazione agli scarichi idrici, nulla osta di impatto acustico o dichiarazione sostitutiva in materia di impatto acustico e quant'altro, uno, sapete, di quei 7 casi elencati all'articolo 3 del DPR 59, in quel caso quindi non devo chiedere autorizzazioni ulteriori, la conferenza viene indetta e quindi viene gestita come ufficio precedente direttamente dall'autorità competente, in questo caso la provincia, ma in altre realtà è la regione, insomma, ma solitamente la provincia. Che succede in questi casi? Che l'autorità competente fa da, tra virgolette, da SUAP, quindi fa da ufficio precedente nella conferenza, in esito alla conferenza adotta l'AUA, quindi adotta il provvedimento di AUA e lo trasmette al SUAP per il successivo rilascio. Ora, quindi chiarito un attimo l'ambito di applicazione del quesito, la provincia fa due premette che ci sono due sottocasi. Il comune denominatore dei due casi è che il gestore chiede, oltre all'autorizzazione ordinaria, chiede anche la sostituzione del titolo abilitativo per quanto riguarda l'impatto acustico. Nella fattispecie si tratta di dichiara di non superare i limiti soglia del piano di zonizzazione acustica, quindi non occorre, ai sensi della legge quadro del 95, non occorre il nulla osta, ma è una semplice dichiarazione su cui vanno fatte le verifiche, quindi una dichiarazione sostitutiva di impatto acustica, una autocertificazione. E poi invece in un caso il gestore chiede l'autorizzazione agli scarichi di acque reflue industriali in acque superficiali, in un altro caso invece chiede, quindi premesso le prime due che rimangono uguali, chiede l'autorizzazione dello scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura. Quindi questa differenza, appunto, poi il motivo per cui viene sottoposta questa differenza è perché sulla base dell'assetto delle competenze in Regione Marche, questo determina
il verificarsi della duplicità, diciamo, di pareri, duplicità di enti che devono esprimere il parere. Cosa sostiene in sostanza la provincia di Pietro Urbino? Nulla quaestio al fatto che la conferenza è indetta dal SUAP, quindi quando oltre ai casi, diciamo così, rientranti nell'AUA devo chiedere permesso di costruire, devo chiedere autorizzazione paesaggistica e quant'altro, fuori dubbio che la conferenza dei servizi che viene a questo punto indetta dal SUAP, non dall'autorità competente, all'interno della quale l'autorità competente svolge solo funzioni di, come dire, di coordinamento dei soggetti competenti, è di tipo decisorio, quindi su questo non ci sono dubbi. In esito ai lavori della conferenza viene rilasciato direttamente non solo l'AUA, ma proprio il provvedimento finale al cui interno vi è l'AUA. Invece, la provincia di Pesaro Urbino mette in dubbio la natura decisoria, della conferenza dei servizi, nel caso in cui, vi ho detto prima, ai sensi dell'articolo 4,7, è lei stessa come autorità competente a indire la conferenza, almeno quando la decisione è monostrutturata, cioè in sostanza, per farvela breve, la provincia di Pesaro Urbino dice: se io devo acquisire soltanto pareri al mio interno, perché tutte le competenze, e non solo come autorità competente, ma anche le competenze endoprocedimentali sono della stessa provincia di Pesaro Urbino, magari di altri uffici, ma comunque della provincia di Pesaro Urbino, in questo caso non si verifica il caso di decisione pluristrutturata, secondo l'articolo 14 della 241, e quindi in questo caso non avrebbe natura. La conferenza che convoco non avrebbe natura decisoria ma istruttoria, mentre invece se, come nel caso della pubblica fognatura, questo che vedete nella slide, io devo acquisire comunque un parere di un altro ente, quale il comune, allora in quel caso nulla quaestio che non c'è dubbio che la decisione è pluristrutturata, quindi devo acquisire pareri anche di un altro ente, quindi scattano i casi di obbligatorietà della conferenza di cui all'articolo 14 della 241 e quindi in questo caso avrebbe natura decisoria. Naturalmente io vi do una risposta, come dire, da collega, non è che, come dicevo poc'anzi, nessuno ha la verità in tasca, però ritengo che, come ho scritto in questa slide, anche senza considerare che la conferenza di servizi istruttoria è facoltativa, mentre quella prevista dal procedimento di AUA è obbligatoria. Quindi già questo fa una bella differenza. L'articolo 4,7 non rimette l'indizione o l'eventuale convocazione alla discrezionalità del responsabile del procedimento, in questo caso dell'autorità competente. Dice semplicemente: quando non ci sono altri pareri, la conferenza, oltre a quelli AUA, la conferenza viene indetta dall'autorità competente. Stop. Non dice può essere indetta o meno. Si è fatta un po' di confusione, secondo me, tra la norma speciale che è la decreto 59 e la legge generale che è la 241. Quindi, intanto, non è una conferenza facoltativa come quella istruttoria, ma è una conferenza obbligatoria. In questa fase, poi, in cui ci troviamo già in fase decisoria, sarebbe anche come dire, convocare una conferenza istruttoria potrebbe anche non avere una grande utilità, ma soprattutto ritengo che sia il tenore testuale dell'articolo 4,7 del decreto sull'AUA che è chiaro nel preordinare questa conferenza all'adozione dell'AUA. Cioè, in questi casi, l'articolo 4,7 dice testualmente: in esito alla conferenza, l'autorità competente adotta l'AUA e la trasmette al SUAP per il successivo rilascio. Quindi, questo insomma, ritengo che faccia piena prova della natura decisoria di questo tipo di conferenza. Ancora, la provincia di Pesaro Urbino si sofferma su altri tipi di considerazione, in particolare c'è il caso in cui, per esempio, ma questo non accade solo nelle Marche, accade naturalmente da tante altre parti, che per esprimere un parere, che in questo caso noi chiamiamo parere perché è endoprocedimentale, ma diciamo il testo unico dell'ambiente lo chiama autorizzazione alle emissioni ordinarie delle emissioni nell'atmosfera, ma anche per altri tipi di pareri ambientali, l'autorità ambientale si avvale dell'ARPA, quindi dell'Agenzia regionale, che è declinata insomma a seconda delle regioni, e dice la provincia di Pesaro Urbino: c'è un quadro in cui l'ARPA può usufruire soltanto di una frazione dei 90 giorni per
pienamente disponibili per gli enti, che invece, come la provincia, hanno un potere decisionale. Quali sono le conseguenze del mancato rispetto dei termini perentori previsti dall'articolo 14,1 lettera B della 241, che vi ricordo sono appunto per gli enti ambientali 90 giorni, salvo che leggi speciali o regolamenti prevedono diversamente da parte di ARPA? Cioè, se ARPA non risponde in questi termini, che cosa succede? Questo è un quesito che è stato posto tante volte non solo nei webinar, ma anche in seminari in presenza che abbiamo fatto un po' in giro per l'Italia. Dobbiamo ricordarci che nella fattispecie l'ARPA, tranne alcune declinazioni in cui l'ARPA è, come per esempio in Emilia-Romagna, ha altri poteri, altre funzioni, ma l'ARPA è un organismo tecnico di supporto a un'amministrazione invece che ha il potere decisorio. Quindi l'ARPA non deve esprimersi in quanto tale in conferenza dei servizi, ma deve dare un parere, questo sì, istruttorio alla provincia. Quindi in questo caso, come dire, è una questione di rapporti interni tra la provincia e l'ARPA, per quanto riguarda il rispetto del termine finale di 90 giorni. Ed è un termine, ed è una tematica, una problematica che non può e non deve riverberarsi sui lavori della conferenza. Cioè, alla fine, comunque, se la provincia non può proprio esprimersi senza il parere dell'ARPA, allora non si esprimerà e il responsabile del procedimento, in quel caso, a meno che non si tratti appunto di autorizzazione ordinaria alle emissioni in atmosfera, si avvarrà del silenzio assenso. Nel caso dell'autorizzazione ordinaria alle emissioni, lo abbiamo detto l'altra volta con la dottoressa Benedetti quando abbiamo fatto il primo webinar sulla conferenza, ma ne abbiamo parlato anche nel silenzio assenso, è chiaro che non si può parlare di silenzio assenso, però non è che non ci sono conseguenze, ecco. Quindi sicuramente si innestano problematiche di carattere poi risarcitorio, di possibili profili di danno, risarcimento danno da ritardo e quant'altro. Quindi è sicuro che la conferenza non può chiudersi in mancanza del rilascio dell'autorizzazione ordinaria alle emissioni in atmosfera, ma è altrettanto sicuro che questo può determinare alcune problematiche di carattere proprio anche giudiziario. Sempre nel suo articolato parere, la provincia di Pesaro Urbino dice: è necessario che le richieste di integrazione vengano inoltrate tutte all'autorità che indice la conferenza. In questo caso, l'articolo 4,7 del decreto 59, la provincia, per essere poi inoltrate al richiedente, o piuttosto è ammissibile che i singoli soggetti provvedono autonomamente a trasmettere le rispettive richieste di integrazione al gestore? Io la risposta che ho dato è che naturalmente tutte le richieste di integrazione vanno sempre veicolate all'interessato tramite l'autorità competente, per analogia sicuramente con la previsione prevista dall'articolo 4,2. L'articolo 4,2 si riferisce al caso ordinario in cui la conferenza viene indetta e gestita dal SUAP. L'articolo 4,2 dice: qualora l'autorità competente riscontri che è necessario integrare la documentazione presentata, lo comunica tempestivamente in modalità telematica al SUAP. Ma non solo, avrei dovuto scrivere in questa slide, non l'ho fatto e me ne scuso, ma anche, lo dice testualmente, l'articolo 14 bis. L'articolo 14 bis dice, comma 1, a prescindere da chi sia l'ufficio precedente, in questo caso la provincia, le richieste di integrazione si fanno all'ufficio precedente, non direttamente al richiedente. Quindi sicuramente la risposta corretta è questa. E infine la provincia chiede quale sia il ruolo del SUAP nell'ipotesi sempre del famoso articolo 4,7 del 59, quindi quando ci sono soltanto i pareri che rientrano nel perimetro AWA. La risposta che ho dato è che nell'ambito della conferenza indetta dalla provincia è nessuno, cioè il SUAP in quanto tale non ha funzioni né istruttorie né di altro tipo all'interno di una conferenza siffatta, quindi semplicemente in esito ai lavori della conferenza l'autorità competente, quindi la provincia, trasmetterà al SUAP il provvedimento con cui ha adottato l'AWA e a quel punto il SUAP dovrà rilasciare appunto il provvedimento finale di autorizzazione ambientale al richiedente. Procedo, un quesito posto dall'Unione dei Comuni del Savio, ci sono un paio di casistiche. Un nuovo parere emerso in fase istruttoria, cioè capita, sicuramente a voi sarà successo tante volte, come ci si comporta
quando in fase istruttoria nasce l'esigenza di chiedere un parere non previsto alla presentazione della pratica. Quindi abbiamo istruito la pratica che sia una, loro fanno l'ipotesi della CILA perché evidentemente è un procedimento edilizio, ma può essere anche la SCIA edilizia, ma può essere anche una pratica amministrativa, non cambia il discorso. Quindi ci sono le varie casistiche in cui io ho avviato un procedimento e mi accorgo in itinere che occorre un altro parere di cui, ahimè, non avevo tenuto conto. Come si dice, chi non fa non sbaglia, però comunque non nasce l'esigenza successiva appunto all'avvio del procedimento di acquisire un nuovo parere. Quindi l'Unione dei Comuni del Savio fa questa distinzione, quindi sto lavorando una CILA o una SCIA ordinaria, una SCIA ai sensi dell'articolo 19 della 241 o in questo caso sempre del testo unico dell'edilizia, in questo caso una SCIA ordinaria che diventa a causa di questo nuovo parere mi diventa condizionata, oppure la seconda ipotesi, CILA o SCIA, la vediamo meglio qua, CILA o SCIA condizionata a un solo parere, ho un procedimento unico con un solo parere, quindi senza conferenza dei servizi, però con questo nuovo parere naturalmente scatta la duplicità di enti che devono rilasciare il parere e quindi si deve, loro dicono convocare, diciamo, si deve indire la conferenza dei servizi. Che cosa succede in questi casi? Come dobbiamo comportarci con la natura del titolo che può cambiare e sui tempi? Facciamo ripartire tutti i tempi? Questo è fondamentalmente il quesito posto dall'Unione dei Comuni del Savio. La risposta che ho provato a dare è che sicuramente nei primi due casi la soluzione più ortodossa, io direi più rigida, è quella di dichiarare l'inefficacia della SCIA, della CILA ordinaria o condizionata e va indetta convocata la conferenza dei servizi. E nel caso in cui invece la conferenza dei servizi sia già stata indetta, nella prassi, in questo coinvolgimento postumo di enti non originariamente invitati in conferenza, lo verifichiamo, no? Tante volte nella pratica capita che ci sia questa esigenza. Quindi ribadisco, la soluzione più ortodossa, forse più estrema, è quella di non considerare valida una tale forma di indizione, proprio perché dovevo considerare un ente che non ho considerato. Tuttavia, dobbiamo ricordarci di una cosa, dobbiamo ricordarci che la stessa legge 241 all'articolo 1 prevede il divieto di aggravio del procedimento, per cui ho scritto ai fini del sostanziale rispetto del termine finale di conclusione del procedimento e nell'interesse prioritario dell'interessato, naturalmente, perché tutto questo apparato nasce, si è sviluppato nel corso degli anni non a vantaggio di chi lavora nei pubblici uffici, ma a vantaggio dell'interessato. Quindi si potrebbe anche considerare valida una tale soluzione, purché a condizione che i termini concessi all'ente invitato in ritardo non siano eccessivamente e indebitamente compressi. Quindi è chiaro che un conto è che lo faccio dopo 2, 3 giorni, 5 giorni, una settimana, un conto è che invito in maniera, come dire, in maniera postuma un ente quando già stanno scadendo i termini che ho concesso agli altri enti. Va fatto salvo, infatti, ricordiamoci, l'obbligo di rispettare i termini complessivi della conferenza previsto dall'articolo 14 bis, commi 3 e 5 della legge 241. Quindi non c'è una soluzione univoca, ma sicuramente se non sono passati molti giorni, sicuramente la soluzione più sostenibile, diciamo, per contemperare le varie esigenze, sia pubbliche che del privato, è quella di provvedere in tal senso. L'altro quesito che poneva l'Unione dei Comuni del Savio si riferisce al caso del silenzio assenso in conferenza di servizi asincrona, e cioè loro dicono spesso siamo in contatti informali con i vari enti e sappiamo che la mancanza dell'emissione del parere nasconde delle problematiche che l'ente competente sta ancora valutando. Quando siamo in conferenza asincrona, se non riceviamo i pareri, convochiamo l'asincrona e lì valutiamo il da farsi, è corretto? Ho risposto in maniera un po' tranchant, no, assolutamente. La conferenza sincrona, che si innesta su quella asincrona, nasce soltanto in quei casi specifici previsti dall'articolo 14 bis, comma 6, cioè ho avuto pareri favorevoli che però contengono prescrizioni che io ritengo in grado di modificare in senso sostanziale il progetto, oppure all'opposto ho ricevuto un parere negativo. Collaborativo, però, come si usa dire, per cui ritengo che comunque si possa addivenire a una soluzione, ma comunque anche qui il
il progetto va cambiato in maniera sostanziale e quindi occorre trovare la quadra e per farlo devo necessariamente assicurare la contestualità nel rilascio dei pareri. Quindi sicuramente nella fattispecie invece proposta dei colleghi dell'Unione del Savio, l'Unione dei Comuni del Savio, occorre semplicemente applicare il silenzio assenso, salvo che nei casi in cui disposizioni dell'Unione Europea, come sapete, prevedono il rilascio di autorizzazione espressa. Vado avanti, l'ultimo caso è quello del comune di Codroipo in Friuli Venezia Giulia. Questo è un caso, anche questo, ahimè, bello complesso, e riguarda la fattispecie di una nuova costruzione di un capannone da destinare ad avanotteria, che immagino sia l'allevamento di avannotti, per la riproduzione di salmerino e ristrutturazione delle vasche appartenenti all'impianto ittico esistente in area di vincolo paesaggistica. Quindi specifica la responsabile dell'ufficio edilizia del comune di Codroipo che ha posto la domanda, che ha posto il quesito, l'amministrazione competente, il comune di Codroipo, l'ufficio edilizia privata, la pratica trasmessa tramite il SUAP. Che cosa scrive la collega di Codroipo? Le autorizzazioni richieste sono il permesso di costruire, che è competenza comunale, parere igienico-sanitario che viene richiesto ai fini del permesso di costruire all'azienda sanitaria, il parere di compatibilità idraulica dalla regione Friuli Venezia Giulia. E poi, perché vi dicevo, siamo in area di vincolo paesaggistico, autorizzazione paesaggistica ai sensi del 146 del decreto 42, l'articolo 146, che è competenza appunto in Friuli Venezia Giulia direttamente della regione. Nella fase istruttoria, il Comune di Codroipo valuta la necessità di acquisire altri atti, pareri nulla osta. Nella fattispecie, due pareri regionali, quindi quello del Servizio Valutazioni Ambientali sulla soggettabilità verifica di significatività di incidenza, perché siamo in un'area vicina a una zona di protezione speciale, e sempre un altro servizio regionale, il Servizio Autorizzazione Unica Ambientale e Disciplina degli Scarichi, se l'intervento implichi variante all'AUA rilasciata per l'impianto esistente. Quindi ci sono in fase istruttoria, vengono chiesti questi ulteriori pareri. La collega di Cotroibo cita la procedura descritta dalla legge regionale 19 del 2009 del Friuli Venezia Giulia, se per il permesso di costruire è necessario acquisire atti di assenso comunque denominati, il responsabile convoca la conferenza dei servizi ai sensi degli articoli 14 e 20, quindi un po' quello che prevede oggi a livello nazionale l'articolo 20 del testo unico dell'edilizia, il DPR 380 del 2001. Il comune di Codroipo cosa fa? Decide di indire una conferenza semplificata in modalità sincrona e, ai sensi di una legge regionale sempre del Friuli, la regione nomina, in questo caso perché abbiamo visto sono vari gli uffici regionali coinvolti, nomina un rappresentante unico regionale che dovrà acquisire tutti i pareri e poi emetterà un unico provvedimento che li ricomprenda e li trasmetterà all'amministrazione comunale precedente. Qual è il problema? Ora lo vediamo subito. Intanto, Codroipo chiede il termine, i termini sono appunto 30 giorni dalla notifica dell'avvio del procedimento agli enti per chiedere integrazioni. E 90 giorni dalla presentazione della domanda per acquisire i pareri degli enti coinvolti. 90 giorni per avere pareri o intero procedimento, chiede Codroipo. La risposta ce la dà, come dicevamo prima, l'articolo 14 bis, nel senso che devo necessariamente, in questi casi, enti preposti alla tutela ambientale, devo assicurare un termine pari a 90 giorni, a meno che non vi siano, come dicevamo prima, norme speciali o regolamenti governativi che prevedano termini superiori o inferiori, però la regola appunto è 90 giorni per acquisire i pareri, non per l'intero procedimento, però l'articolo 14 bis dice fatto salvo il rispetto dei termini del procedimento principale. Qual è il problema? L'azienda sanitaria rappresenta un'esigenza di carattere non documentale ma sostanziale. Dice: guardate, qua servono i servizi igienici e quindi occorre l'autorizzazione allo scarico. Quindi occorre l'AUA o procedimento unico di quell'articolo 7 del 160. Nel frattempo, altri enti invece chiedono integrazioni documentali.
Il servizio AWA della regione dichiara che il proponente nel procedimento non chiede la modifica dell'AWA, tuttavia viene modificato il sistema complessivo di raccolta e trattamento delle acque che costituisce modifica non sostanziale dell'AWA, per la quale è opportuno che la ditta inoltri relativa istanza di AWA tramite SUAP prima della fine dei lavori e attivazione del sistema di scarico. Guardate, questa è una cosa che crea sempre problemi. Facciamo prima, mettiamo a norma il manufatto e l'unità locale e poi chiediamo l'AWA. Non è così, ma non per una questione di, come dire, di osservanza zelante di una norma, cioè il procedimento unico, ma proprio perché succedono le magagne, perché poi in fase di ho già espletato un procedimento, faccio l'AWA e magari l'autorità competente, i soggetti competenti in materia ambientale mi chiedono delle modifiche che vanno a impattare sul procedimento che ho portato avanti in precedenza. Ecco perché il procedimento deve essere unico, non perché sia un mantra, sia una cosa che va di moda, ma semplicemente perché in questo modo si contemperano in maniera contestuale tutti gli interessi pubblici, ambientali e non ambientali. Quindi la successione di procedimenti non è mai una cosa foriera di, ma nell'interesse del privato, non sto dicendo in teoria, proprio nell'interesse del privato. Chiede il Comune di Codroico, avremmo dovuto fare avvio del procedimento di diniego ai sensi del 10 bis? La ditta per le vie brevi aveva manifestato l'intenzione di non realizzare servizi igienici, in quanto secondo loro non necessari perché attività agricola e perché già esistente nel fabbricato di proprietà. Allora guardate, questo è proprio il classico caso in cui, direi quasi di scuola, in cui è necessario a questo punto applicare l'articolo 14 bis, comma 6, ritengo, poi naturalmente stiamo sempre nella, perché vedete, questo giro vorticoso in qualche modo va stoppato. L'azienda sanitaria ribadisce il parere che servono i servizi igienici, il comune chiede al servizio regionale AWA se si debba avviare il procedimento unico di quell'articolo 7. Allora, il problema qual è in questi casi? Non è possibile risolvere il problema. L'ASL ritiene, in maniera evidentemente fondata, visto che ha fatto un'istruttoria accurata, ritiene che lì occorrono gli scarichi. Il proponente ritiene di no. La regione dice al proponente: chiedi l'AWA dopo che hai ottenuto le altre autorizzazioni, quindi il permesso di costruire con l'autorizzazione paesaggistica. Questo è proprio il tipico esempio in cui, per motivi evidenti, trasformo la conferenza semplificata in conferenza simultanea. È l'unico modo assolutamente per trovare una quadra sul progetto. Quindi a quel punto che cosa farò operativamente? Dichiaro cessata, diciamo così, conclusi i lavori della conferenza semplificata e ai sensi del 14 ter comma 1 della 241 riconvoco, questa volta non indico soltanto, ma riconvoco tutti i soggetti, compresi quelli ambientali, compresi il comune, la sovrintendenza e quant'altro, riconvoco in conferenza dei servizi contestuali e do un termine di 45 giorni. Vi ricordo che infatti la differenza 45-90 che si dà, che vale per l'articolo 14 bis, ma vale anche per la conferenza simultanea, non si applica quando la conferenza simultanea nasce, diciamo così, sulle ceneri di una pregressa conferenza semplificata. Quindi il progetto è stato già visto, è stato già valutato, quindi non c'è bisogno di aspettare altri 90 giorni. Tutti gli enti, preposti o meno alla tutela di interessi sensibili, hanno appunto il termine di 45 giorni dalla prima riunione. Quindi convoco la prima riunione nel giorno che avevo già inserito nell'avviso di convocazione, nell'avviso di indizione della conferenza semplificata, convoco tutti gli uffici ambientali e non in quel tavolo e dalla prima riunione ho 45 giorni per avere gli atti di assenso. Questa ritengo che sia proprio il caso tipico infatti il comune di Codroipo dice: se nel successivo procedimento di AWA viene modificato il progetto del permesso di costruire in iter, la ditta dovrà fare ulteriori varianti al titolo rilasciato dal comune. Esattamente. È proprio questo il motivo per il quale occorre assicurare la contestualità dei pareri emessi. E in questo caso aggiungo in conferenza sincrona, perché altrimenti nel ping pong di pareri che mi arrivano a mezzo PEC, a mezzo piattaforma, il problema non si chiude. Ecco perché il legislatore giustamente ha previsto in questo caso la necessità di attivare una conferenza contestuale.
Io a questo punto avrei concluso il mio intervento. Vi ringrazio e cederei la parola. Allora, buongiorno a tutti. Presento anche io i casi che sono stati analizzati la volta scorsa. A differenza diciamo, di quanto ci ha illustrato fino ad ora il dottor Rocca Salva, i miei casi erano più diciamo, legati alla specialità delle procedure nell'ambito delle quali la conferenza di servizi si innesta. In particolar modo, come abbiamo modo di vedere in questa slide, il primo quesito aveva ad oggetto la tempistica diciamo, delle conferenze di servizi presenti nell'ambito della procedura di bonifica dei siti inquinati. Allora, sappiamo che questa è una procedura particolarmente complessa, come quasi tutte del resto le procedure previste dalla disciplina ambientale, e quindi sia perché appunto è una procedura diciamo, appunto come tutte quelle ambientali che prevedono delle complessità oggettive, ma anche perché la procedura di bonifica è una procedura che potremmo dire si va a formare in modo progressivo. Quindi ciascuna di quelle di una fase necessita che sia prima chiusa quella precedente e poi si apre quella successiva. Nell'ambito di ciascuna di queste fasi è prevista la disciplina prevista dal codice ambientale, prevede una conferenza di servizi dal carattere decisorio. Oltre a queste conferenze di servizi dal carattere decisorio, che adesso andiamo a vedere quali sono, è lasciata la possibilità, questo come sempre del resto, all'amministrazione anche di utilizzare e fare ricorso a conferenze di servizi istruttorie che consentono di arrivare ad una decisione, diciamo, più facilmente condivisa, e quindi in questa procedura vengono utilizzate molto spesso. Allora, per quanto riguarda quindi questa procedura, quindi per rispondere, diciamo, a questo quesito, ho ricostruito in modo dettagliato il procedimento. Il procedimento inizia, la prima fase che caratterizza questo procedimento inizia con una comunicazione da parte del responsabile dell'inquinamento al comune, alla provincia o alla regione e al prefetto, che poi è il tramite per comunicare, per trasmettere la comunicazione anche al Ministero dell'Ambiente dell'avvenuto inquinamento oppure dell'individuazione di una contaminazione storica, cioè di una contaminazione che è già avvenuta. Il principio europeo in base al quale, diciamo, la procedura che si basa sulla procedura di bonifica dei siti inquinanti è legata al fatto di chi inquina paga. Quindi il responsabile dell'inquinamento è tenuto a comunicare, ma sarà non solo è tenuto a comunicare diciamo, dell'inquinamento effettuato, ma gravano su di lui poi tutte le spese legate alla caratterizzazione e alla procedura di bonifica vera e propria. Laddove non venì, come spessissimo accade, non dovesse essere individuato il responsabile dell'inquinamento, in questo caso si parla di siti orfani, in tal caso la procedura può essere avviata, viene avviata da una delle amministrazioni che appunto venuti a conoscenza della contaminazione del sito si preoccupano anche di avviare il procedimento di bonifica. Quindi in questo caso il procedimento, possiamo dire, può essere avviato tramite entrambe le modalità, ossia sia d'ufficio sia attraverso appunto la comunicazione del privato. La comunicazione deve avvenire non appena appunto immediatamente alla conoscenza dell'avvenuta contaminazione. E nelle successive 24 ore si devono realizzare gli interventi che vengono definiti dal codice come interventi di prevenzione e di messa in sicurezza. Il codice individua e chiarisce che cosa debba intendersi anche per questi, diciamo, per questi interventi.
La seconda fase è caratterizzata successivamente all'attuazione delle misure di prevenzione. Subito dopo l'attuazione delle misure di prevenzione, il responsabile dell'inquinamento svolge, sempre nelle aree interessate dalla contaminazione, un'indagine preliminare sui parametri oggetto dell'inquinamento, ovvero è necessario accertare i cosiddetti livelli CSC, ovvero il livello delle concentrazioni delle soglie di contaminazione. A seguito di questa verifica, ovviamente, la risposta può essere sì, effettivamente sono state superate le soglie di contaminazione, soglie che sono ovviamente individuate dal decreto, dal codice dell'ambiente, che vengono costantemente aggiornate. Oppure, a seguito di questa analisi, si verifica che queste soglie non sono state superate. Che cosa accade in un caso e che cosa accade nell'altro? Se le soglie, a seguito appunto della verifica effettuata, non sono state superate, allora in questo caso il responsabile dell'inquinamento provvede al ripristino della zona contaminata, dandone notizia con apposita autocertificazione al comune e alla provincia competenti per territorio entro 48 ore dalla comunicazione, la prima che abbiamo visto. L'autocertificazione quindi in questo caso conclude il procedimento di notifica. Entro 15 giorni successivi spetterà all'autorità competente svolgere le attività di verifica e controllo. Quindi in questo caso, come dire, le misure di prevenzione poste in essere hanno condotto, come dire, hanno agito e hanno garantito che non ci fosse il superamento della soglia di contaminazione. In questo caso, quindi, la procedura si conclude. Come vedete, in questa fase non ci sono conferenze di servizi. Che cosa invece accade se, a seguito dell'analisi svolta, si verifica che è stato superato il livello di concentrazione delle soglie di contaminazione? In questo caso il sito viene definito, potenzialmente contaminato e quindi si avvia l'iter amministrativo che di fatto coinvolge sia il soggetto responsabile sia le pubbliche amministrazioni interessate che comporta la vera e propria progettazione e l'esecuzione di un cosiddetto piano di caratterizzazione. Il piano di caratterizzazione è finalizzato ed è, come dire, condizione per svolgere un'ulteriore fase di analisi, che è quella che viene definita analisi del rischio specifico. Quindi, se è superato il livello delle concentrazioni, il responsabile dell'inquinamento comunica il superamento di queste soglie al comune e alla provincia competenti, che ovviamente saranno competenti in base alla collocazione del sito contaminato, potenzialmente contaminato. Entro 30 giorni dalla comunicazione presenta a comune, provincia e regione il cosiddetto appunto piano di caratterizzazione. Quindi spetta allo stesso soggetto responsabile dell'inquinamento predisporre sulla base del superamento della soglia di contaminazione il piano di caratterizzazione. Nei 30 giorni successivi alla presentazione del piano, la regione convoca la conferenza di servizi e autorizza con eventuali modifiche il piano di caratterizzazione. Quindi la prima conferenza di servizi che noi troviamo è una conferenza di servizi decisoria finalizzata a analizzare e soprattutto autorizzare il piano di caratterizzazione. E qui infatti vedete la prima conferenza di servizi è quella che è finalizzata a autorizzare il piano di caratterizzazione. La regione e l'amministrazione procedente che autorizza il piano con le eventuali prescrizioni integrative. L'autorizzazione costituisce, vedete, anche atto di assenso per tutte le opere connesse alla caratterizzazione stessa, sostituendosi ad ogni altra autorizzazione, concessione, concerto, nulla osta da parte delle pubbliche amministrazioni. Quindi tutto quello che viene previsto nell'ambito della caratterizzazione, quindi ecco perché viene autorizzato in sede di conferenza, e tutti gli atti autorizzatori necessari a realizzare la caratterizzazione vengono approvati nell'ambito della stessa conferenza di servizi, appunto dal carattere decisorio. Contemporaneamente, entro un termine di 6 mesi dall'autorizzazione del piano di caratterizzazione,
viene svolta anche la procedura di analisi del rischio del sito specifica, in cui vengono rilevate, viene rilevato un altro livello, diciamo, di concentrazione, diciamo, di elemento inquinante, che viene definito concentrazione della soglia di rischio. Quindi il soggetto responsabile, anche in questo caso, presenta alla regione i risultati, di questa analisi del rischio che spetta e grava sempre sul responsabile dell'inquinamento. Dall'analisi possono emergere due alternative, ovvero anche in questo caso che la soglia del rischio sia superata, oppure che non ci sia stato il superamento della soglia del rischio. Se non c'è stato il superamento della soglia del rischio, allora in questo caso quello che deve essere delineato e definito dal responsabile dell'inquinamento è il cosiddetto piano di monitoraggio. Che vedete, diciamo, ho ripreso da un sito dell'ARPA dell'ARPA Piemonte, molto ben fatto, che sintetizza le procedure con questi schemini grafici molto, diciamo, fatti molto bene, quindi l'ho ripresi e l'ho riportato in queste slide, in cui appunto vedete ricostruita la procedura e vedete come la conferenza di servizi serve in questo caso ad approvare il piano di monitoraggio necessario e ovviamente i tempi, le modalità con cui verrà fatto il monitoraggio per verificare quindi che questi non ci sia il superamento della soglia di CSR. Se invece il superamento c'è stato, si verifica che ci sia stato il superamento anche dell'altro limite, dell'altra condizione, l'altro parametro indicato dalla normativa europea per appunto i siti contaminati, allora in questo caso si avvia la vera e propria procedura di bonifica che è la procedura finalizzata ad individuare concretamente le misure che devono essere attuate per bonificare il sito. Quindi in questo caso vedete che abbiamo anche qua una conferenza di servizi finalizzata proprio a decidere. E anche in questo caso, quindi si tratta di una conferenza di servizi decisoria legata appunto a quali misure prendere per procedere con la vera e propria bonifica. Rispetto al quesito che quindi mi era stato posto in essere, in realtà appunto il quesito era legato alla ricostruzione della tempistica. Diciamo legata che è presente nel codice dell'ambiente. Cioè il problema qual è? È che ciascuno di queste conferenze di servizi ovviamente prevede dei tempi decisori diversi. Per esempio, quest'ultimo prevede diciamo, che venga ad essere adottata nell'ambito di 60 giorni da quando viene indetta. Il problema è che la conferenza di servizi. Bisogna capire di quale conferenza di servizi stiamo parlando e bisogna capire in quale delle fasi del procedimento si colloca quella conferenza di servizi. Considerate anche che in questa esiste anche una fase diciamo, semplificata in cui i tempi della conferenza di servizi sono ulteriormente diversi perché ci sono dei casi particolari in cui la conferenza di servizi può avere una procedura velocizzata. Quindi diciamo, in realtà a mio avviso il modo migliore per diciamo, rispondere al quesito che era stato presentato era quello appunto di condividere diciamo, le fasi in cui che caratterizza la procedura di bonifica e individuare in ciascuna di queste fasi la conferenza di servizi. Il secondo quesito diciamo, di cui mi sono occupata e che era stato posto, in questo caso dall'autorità Umbra per i rifiuti e idrico, è legato invece ad un altro procedimento che caratterizza sempre presente nell'ambito del codice ambientale e che è disciplinato dall'articolo 158 bis. Si tratta di procedimenti finalizzati all'approvazione dei progetti definitivi e delle varianti urbanistiche preordinate alla realizzazione delle opere e dei lavori strumentali al servizio idrico integrato. In questo caso il quesito diceva.
si presentava un problema di sovrapposizione tra il procedimento espropriativo per pubblica utilità e il procedimento invece legato, diciamo, più strettamente ambientale. Allora, in realtà qua non abbiamo, come dire, delle risposte, non conoscendo direttamente questo tipo di procedimento, ovviamente il nostro punto di riferimento è la norma che qui ho riportato, appunto l'articolo 158 bis, e vedete che secondo il primo comma i progetti definitivi delle opere, quindi praticamente la conferenza di servizi, in questo caso è una conferenza di servizi decisoria, nel senso che in quella sede viene approvato il progetto definitivo delle opere e degli interventi previsti nei piani di investimenti, compresi nei piani d'ambito. Qui la specificità è legata al soggetto che può, diciamo, che indice la conferenza e il soggetto che approva di fatto questi piani, e a cui poi compete anche, appunto, spetta anche la competenza ad eseguire l'espropriazione. Allora, per quanto riguarda appunto questo quesito, in realtà, leggendo la norma, i due procedimenti sembrerebbero tra loro collegati in modo sequenziale, perché se vediamo appunto com'è articolata la norma, vedete che nel primo comma si dice che i progetti definitivi appunto delle opere, degli interventi previsti nei piani di investimento, compresi appunto nei piani d'ambito, sono approvati dagli enti di governi dell'ambito stesso o dai bacini territoriali ottimali, nell'ambito che provvedono appunto alla convocazione di apposita conferenza di servizi ai sensi degli articoli 14 e seguenti. Le stesse modifiche, quindi la stessa procedura, ovviamente si segue anche nel caso in cui si tratti di opere già approvate, ma sulle quali debbano intervenire modifiche di carattere sostanziale. L'approvazione di cui al comma 1 comporta, ci dice la norma, dichiarazione di pubblica utilità, ovvero, diciamo, la condizione abilitante affinché si possa procedere poi attraverso con l'esproprio. E ove occorra, ci dice che addirittura la decisione della conferenza di servizi comporta anche variante degli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriali, esclusi i piani paesaggistici. Qualora l'approvazione costituisca variante degli strumenti di pianificazione urbanistica, tale variante deve essere coordinata con il piano di protezione civile. L'ente di governo degli ambiti o i bacini territoriali costituiscono appunto autorità espropriante, come appunto dicevamo. Quindi, in base alla normativa, l'articolo 158 stabilisce che gli enti di governo approvano i piani e a seguito di apposita conferenza di conferenza di servizi decisorio produce di fatto la dichiarazione di pubblica utilità. Quindi, come vi dicevo, appunto, acquisisce il titolo abilitativo necessario anche sia per procedere con l'esproprio, sia per effettuare la variante agli strumenti di pianificazione urbanistica. Quindi, in questo caso, ci troviamo di fronte ad un procedimento che affida al momento della conferenza di servizi come dire, un'autorizzazione unica che è in grado appunto di eseguire più effetti tra di loro. L'approvazione del progetto è subordinata a che cosa? Alla verifica del corretto inserimento del progetto nel programma, alla verifica del rispetto delle norme ambientali e quindi in particolar modo al superamento della via o della vinca, nonché della compatibilità idraulica e all'autorizzazione paesaggistica e la verifica della compatibilità con lo strumento urbanistico vigente. Quindi, qui, anche qui in questo caso, avevo ritrovato, diciamo, una descrizione
della fase del procedimento in cui anche in questo caso si venivano ad essere definiti come sequenziali i due procedimenti. Quindi capite bene che purtroppo nell'ambito di questi procedimenti così speciali e legati spesso alle autorizzazioni ambientali si pone il problema di capire come l'applicazione concreta e che l'applicazione concreta in qualche caso comporta una forzatura o un elemento patologico rispetto alla normativa che invece prevede una disciplina, diciamo, che sembrerebbe più semplice, cosa che invece, appunto, ci diceva il vostro collega Umbro, in questo caso in realtà si pone un problema di sovrapposizione. Anche qui non ci sono delle risposte univoche, nel senso che a differenza dei quesiti previsti che abbiamo analizzato e che ha analizzato il dottor Roccasalvo in precedenza, si può semplicemente ripercorrere la normativa e capire che cosa dice la normativa, perché appunto non sono dei quesiti che hanno ad oggetto interpretazioni specifiche del fenomeno della conferenza di servizi o di problemi legati all'istituto della conferenza di servizi, ma come diciamo, la conferenza di servizi si colloca all'interno di queste procedure specifiche. L'ultimo quesito, anche in questo caso, che appunto segue questa stessa linea, è legato al rapporto tra la bonifica e la procedura di valutazione di impatto ambientale. In questo caso il quesito che era proposto dalla Regione del Friuli Venezia Giulia, che in realtà non è stato presentato perché non era, diciamo, non era stato, non era presente la persona che aveva presentato il quesito, era legato appunto alla modalità con cui i due procedimenti si integrano, partendo dal presupposto che anche qua le discipline regionali spesso prevedono e disciplinano appositamente il modo con cui i due procedimenti ambientali vanno ad integrare tra di loro. Anche in questo caso non ho potuto fare altro che riportare la normativa di riferimento e individuare, diciamo, questo passaggio interessante. Qui ritrovate la normativa che adesso, diciamo, non leggiamo insieme, ma in cui il passaggio interessante era che nell'approvazione del progetto di bonifica, o meglio si dice che l'approvazione del progetto di bonifica sostituisce a tutti gli effetti le autorizzazioni, le concessioni, i concerti, le intese, i nulla osta, i pareri, gli assenti e gli assensi previsti dalla legislazione vigente, compresi quelli relativi alla valutazione di impatto ambientale. Quindi l'approvazione del progetto di bonifica, quindi rispetto a quello che abbiamo visto in precedenza, stiamo nella fase finale di quel procedimento a step successivi che abbiamo visto e abbiamo ricostruito in maniera molto sintetica diciamo in precedenza. Quindi laddove il sito è contaminato e laddove è necessario individuare le misure per procedere con la bonifica di quel sito definito contaminato, è necessario che quell'approvazione confluiscano tutti gli ulteriori aspetti ambientali che devono essere presi in considerazione. Quindi, a differenza degli altri casi che abbiamo visto in precedenza, o più che abbiamo visto in precedenza, nel senso agli altri casi che noi immaginiamo riferiti al codice dell'ambiente, immagino soprattutto, non so, al rapporto VIA e AIA, in cui spesso appunto in queste due, diciamo, dinamiche, in precedenza il codice dell'ambiente ci diceva che laddove c'erano sia VIA che AIA, la VIA faceva luogo anche dell'AIA. Quindi, come dire, in alcuni casi è lo stesso legislatore statale che ci dice come le due, diciamo, procedure si integrano. In questo caso abbiamo esattamente un'indicazione opposta. Quindi, come vedete, purtroppo, come dire, gli aspetti purtroppo, nel senso, gli aspetti che io ho trattato sono semplicemente aspetti di tipo ricostruttivo per cercare di capire dove si colloca e come si colloca la conferenza di servizi nell'ambito di queste procedure,
speciali, sia perché sono settoriali, ma sia perché appunto si collocano all'interno di procedimenti molto complessi in cui effettivamente la conferenza di servizi assume, diciamo, può assumere forme diverse, come nel caso della procedura di bonifica, in cui appunto abbiamo detto, sono sempre conferenze di servizi decisorie, a cui spessissimo però si aggiungono conferenze istruttorie che hanno la necessità di fare delle valutazioni tecniche su cui è costruito tutto l'intero procedimento di bonifica. In altri casi, invece, si tratta di procedimenti che sulla carta risultano, diciamo, semplici, o la descrizione è semplice, la cui descrizione è semplice perché sembrano sequenziali, e che invece nell'attuazione pratica possono risultare più complessi. In teoria, però, la conferenza di servizi decisoria, e questo è sicuramente l'unica indicazione che io mi sento di dare rispetto alla nostra, diciamo, al nostro tema individuato, si può prestare, consente di essere utilizzato in qualunque procedimento, diciamo, anche nel procedimento, anche rispetto ai procedimenti più complessi, si può pensare di applicare immediatamente la conferenza di servizi semplificata e non accedere direttamente alla conferenza simultanea, a meno che lo stesso legislatore, come per esempio accade nel caso della valutazione di impatto ambientale, abbia invece indicato immediatamente come, o meglio, come previsto nell'ambito del procedimento autorizzato, del provvedimento autorizzatorio unico regionale, abbia scelto immediatamente come regola di default quello della conferenza di servizi simultanea. Io mi fermerei qui, non ho altre indicazioni, perché appunto in realtà non sono stati, come dire, casi in cui c'era un problema e io ho fornito una soluzione, ma è sempre semplicemente stata una ricostruzione insieme di procedimenti che risultano particolarmente Bene, complessi. grazie, grazie Mariangela. Allora invito nuovamente Riccardo Roccasalva ad accendere la sua webcam. Nel frattempo diamo qualche attimo per leggere tutte le domande che sono arrivate in chat, e così adesso Riccardo e Mariangela possono rispondere. Mi prendo solo un minuto per ricordare che le attestazioni avverranno nei prossimi giorni, dunque non è immediata, perché bisogna scaricare dei log dalla piattaforma di app. Così come la registrazione, ci vorrà qualche ora in più, diciamo così, visto anche tutti i webinar che stiamo svolgendo in questi giorni. Dunque vi chiedo di pazientare. Le domande alle quali non sarà data risposta le troverete poi nella pagina Eventi PA insieme alle slide e alla registrazione dei relatori. Allora a questo punto rilascio la parola a Mariangela e Riccardo e rimango in chat con voi. Sì. Allora, comincio a rispondere io a qualche domanda che è arrivata sull'argomento che ho trattato in precedenza, in particolare alcune domande relative al discorso della partecipazione, diciamo così, istruttoria endoprocedimentale dell'ARPA in una conferenza di servizi. C'è un quesito, nel caso in cui la provincia chiede parere tecnico ad ARPA per la valutazione della documentazione di impatto acustico, ma il rilascio del nulla osta acustico completo al comune e il parere dell'ARPA è discordante rispetto al nulla osta del comune, cosa bisogna fare? Qual è il documento con maggiore validità? Allora, la risposta che mi sento di dare è che innanzitutto non esistono pareri con maggiore o minore validità. Il problema è un altro, il problema è che non bisogna travalicare dai propri ambiti di competenza. Sia l'articolo 3 del 59 non poteva fare altro, ma anche e soprattutto la legge 447 del 95, che è la legge quadro sapete, sull'impatto acustico, e il DPR 227 del 2011, quello che ha semplificato e razionalizzato gli adempimenti in materia soprattutto di impatto acustico e di scarichi, prevedono sempre che la competenza sia del comune. Quindi sicuramente il nulla osta di impatto acustico previsto dall'articolo 8 della legge quadro è del comune. Poi bisogna capire se il parere della provincia riguarda magari un altro ambito di carattere ambientale che poi incidentalmente tocca anche l'ambito, come dire, dell'impatto acustico. Quindi bisognerebbe conoscere bene la questione. Io quello che posso dire in questa sede è che spetta al responsabile del procedimento trovare la sintesi tra le varie
tra le varie questioni, cioè se il parere dell'ARPA è un parere assolutamente considerato tombale e legittimamente reso, allora in quel caso il responsabile del procedimento potrà procedere alla prima determinazione conclusiva, conclusione negativa della conferenza dei servizi, di conclusione negativa della conferenza che, come sapete, non ha valore in sé per sé immediatamente di diniego, ma ha la valenza di una comunicazione di motivi ostativi ai sensi dell'articolo 10 bis. Quindi si invita l'interessato con questa determinazione negativa a presentare memorie, osservazioni e quant'altro entro i 10 giorni solari e consecutivi dalla ricezione dell'atto. Quindi questo è quello che prevede l'articolo 14 bis. Se invece si ritiene che quel parere che non è dell'ARPA, di fatto è della provincia che incorpora, immagino, l'istruttore dell'ARPA, in quel caso, se invece il parere viene considerato tutto sommato riassumibile e assentibile con delle prescrizioni, appunto il responsabile del procedimento potrà autorizzare l'intervento, quindi rilasciare una determinazione di conclusione positiva con prescrizioni poste dall'ARPA. O altrimenti, se proprio si ritiene, sempre a condizione che l'ARPA abbia, come dire, abbia rilasciato un parere negativo con i crismi previsti dall'articolo 14 bis, quindi un parere motivato e quant'altro, come tutte le previsioni previste dall'articolo 14,4, quindi conferente alla questione, eccetera, allora in quel caso potrà anche avvalersi del comma 6, quindi potrà dire, non si riesce a venire a capo tra l'espressione del parere positivo del comune e quello negativo dell'ARPA, e si convoca nella data già prevista dall'avviso di indizione la conferenza contestuale. Quindi queste sono le varie possibilità. Però ripeto sempre che appunto l'ARPA, bisogna verificare nel caso concreto leggere il parere negativo più che dell'ARPA della provincia, direi, perché come dicevamo poc'anzi, l'ARPA ha un parere, non ha un potere diretto decisorio in seno della conferenza, ma bensì in questo caso della provincia. L'altra domanda è il ruolo del SUAP in fase di indizione. Qualora l'autorità competente, la provincia, omette di convocare la conferenza in un caso in cui è obbligatoria, il SUAP deve sostituirsi all'autorità competente e ha responsabilità nel caso non lo faccia? Allora, il SUAP deve sicuramente, ritengo io, deve sicuramente diffidare e mettere in mora la provincia. Direi informalmente o proprio nei casi estremi, se proprio non c'è verso, anche attraverso una nota scritta. Ma sicuramente occorre prima un contatto informale e poi sicuramente, se questo non è idoneo a sbloccare la situazione, una nota scritta. Detto questo, il SUAP non può sostituirsi alla provincia, né, lo ricordo, l'AWA, sia in fase di adozione, sia in fase di rilascio, è suscettibile in quanto tale di silenzio assenso. Singoli, eventualmente endoprocedimenti dell'AWA possono essere acquisiti in silenzio assenso, ma mai l'AWA in quanto tale. Quindi in questo caso sicuramente vale quanto detto sopra, quindi il procedimento si blocca finché la provincia non indice la conferenza. Fatte salve naturalmente tutte le conseguenze di carattere risarcitorio connesse a questo inadempimento. Ancora c'è una domanda: quanto espresso nel caso della provincia di Pesaro Urbino per l'AWA è valido anche in caso di AIA, quindi di autorizzazione integrata ambientale? Ma se ci riferiamo alla questione che ho posto prima, relativamente ai rapporti tra ARPA e provincia, sicuramente quello è un principio generale, quindi un organismo tecnico quale che sia, che non vota in conferenza, di per sé non può bloccare naturalmente l'esito della conferenza dei servizi stessa. Quindi sarà sempre e comunque la provincia che dovrà regolare i propri rapporti con l'ARPA in maniera tale da essere in grado di rispettare il termine di 90 giorni concesso dall'ufficio precedente. Poi, se invece la questione è relativa alla natura istruttoria o decisoria della conferenza dei servizi, qua dipende veramente dalle singole fattispecie. Ad esempio, citavamo l'altro giorno in un altro webinar casi di conferenze previste da leggi speciali, come ad esempio l'articolo 208 del codice dell'ambiente, quindi la procedura ordinaria degli impianti di rifiuti, dove lì c'è una conferenza di servizio che, se la legge, è veramente un ibrido tra la fase si pone a metà, diciamo, tra la fase istruttoria e la fase decisoria. Quindi non è sempre, mentre nella normativa generale sembra tutto molto chiaro, poi nelle singole
nelle singole fattispecie di leggi speciali non è sempre chiaro discernere fra conferenza istruttoria e conferenza decisoria. Nel caso ripeto, del DPR 59 direi invece di sì. Altra domanda, è capitato che il parere ARPAV arriva successivamente al nulla osta del comune, dopo che il provvedimento è stato rilasciato. Nei casi di ritardi cosa si fa? Questa cosa ne abbiamo già parlato con la collega, con l'autoressa Benedetti in precedenti webinar. C'è copiosa giurisprudenza in materia, è chiara, anche univoca, che dice che una volta scaduto il termine il parere si assume come favorevole e incondizionato. So, immagino e capisco bene tutte le vostre perplessità e le vostre paure anche in questi casi, però come dire, ci sono stati poi dei casi di ricorsi vinti dall'interessato contro prescrizioni poste tardivamente da altri enti. Quindi questo è quanto posso dirvi. Poi ancora un ultimo quesito e poi magari cedo di nuovo la parola a Mariangela. Nel caso specifico dell'articolo 269, ormai di competenza regionale, si legge a seguito della legge Delrio, la provincia indice e convoca la conferenza dei servizi. L'ufficio regionale, deve acquisire tutti i pareri che rientrano nell'endoprocedimento. In questo caso, una volta ottenuti i pareri, immagino il soggetto sia l'ufficio regionale, rilascia un atto autorizzativo che andrà a confluire nell'AWA oppure può essere sufficiente un parere con le prescrizioni? Allora la risposta è sempre quella generale, cioè si tratta sempre e comunque di pareri endoprocedimentali, non soltanto quelli acquisiti dall'ufficio regionale, ma anche la stessa AWA adottata dalla provincia. Immagino che questo sia un caso di articolo 4,7, quindi non ci sono altri pareri oltre a quelli previsti dall'articolo 3. Ma anche l'AWA adottata dalla provincia non ha nessuna valenza esterna. Vi ricordo che l'unico atto che ha valenza esterna, che ha un valore provvedimentale, è quello del SUAP, quindi è quella la fase di rilascio del SUAP. Ecco perché spesso capita nella pratica che molti interessati, venuti a conoscenza che l'AWA è stata adottata ma non ancora rilasciata dal SUAP, poi cominciano a pressare responsabile dello sportello unico, proprio perché è quello l'atto realmente abilitativo. Scusa Riccardo, la nostra collega ha specificato meglio la domanda AWA-AIA, facendo riferimento che appunto la sua domanda era riferita al ruolo del SUAP, se può essere più... può essere... No, no, è sempre sì, il discorso è quello, quindi il SUAP, allora poi questo dipende anche da normative regionali. In alcuni casi, per esempio, l'AIA in materia che viene rilasciata, che viene rimessa direttamente, anche se il DPR 160 del 2010 lo conosciamo tutti, quindi l'AIA sicuramente non rientra nei casi di esclusione del procedimento unico di SUAP. Ci sono dei casi in cui, nelle regioni in cui il SUAP non si occupa delle pratiche di autorizzazione integrata ambientale. Detto questo, sì, vale assolutamente lo stesso principio. Quindi il SUAP è l'ufficio procedente, laddove poi vi siano naturalmente delle conferenze di servizi in cui bisogna acquisire quei pareri ambientali, vale sicuramente quanto previsto per l'AWA. E non lo so se Mariangela vuole rispondere a qualche quesito o se vado avanti io, non lo so. Mariangela, dimmi tu. No, posso integrare anch'io. Parto dall'ultimo. Come si concilia con il PAUR ex articolo 27 bis la previsione dell'articolo 158 bis? Ovviamente è solo l'ambito di applicazione che cambia. Se si legge, io non l'ho letto perché comunque lo avete a disposizione delle vostre slide, l'articolo 158 bis si capisce che questo articolo si applica per l'approvazione dei progetti definitivi delle opere e degli interventi previsti nei piani di investimento compresi nel piano d'ambito, di cui dice rimanda al 159 del 149 del presente decreto. Quindi si deve trattare di progetti che rientrano nel piano d'ambito, mentre invece il 27 bis prevede un procedimento
il rilascio di un provvedimento unico autorizzatorio in cui il progetto richiede una valutazione di impatto ambientale e in questo caso è possibile di fatto chiedere non solo il rilascio del giudizio di compatibilità ambientale, ma anche il rilascio di tutti gli altri atti d'assenso necessari anche proprio alla messa in esercizio dello stesso impianto. Quindi, come dire, è l'ambito oggettivo che cambia. In un caso si applica il 158 bis, nell'altro invece si applica il 27. Per quanto riguarda nel caso di bonifiche che necessitano di via, la via diventa un endoprocedimento all'interno del procedimento di bonifica. Allora, qui, per come è scritta la norma statale, poi bisognerebbe vedere che cosa dicono, perché bisognerebbe, questi spesso appunto sono aspetti che vengono disciplinati anche diciamo, dal livello regionale. Per come è scritto il codice ambientale, più che un endoprocedimento, sembrerebbe proprio che il giudizio di compatibilità ambientale confluisca nell'ambito diciamo, nelle valutazioni che vengono fatte in sede di procedimento di bonifica. Quindi, perché se lei invece, la persona che ha scritto, parla di endoprocedimento all'interno del procedimento, quello che a me viene in mente il procedimento di bonifica si interrompa in attesa che si concluda il procedimento di valutazione di impatto ambientale. Non mi stupirebbe se sul piano fattuale questo accade, perché di fatto diciamo, l'idea diciamo, la modalità principale con cui è stata realizzata nel tempo la valutazione di impatto ambientale è sempre stata quella tradizionale, sequenziale, ovvero quella di aspettare che il giudizio di compatibilità ambientale venga rilasciato per poi procedere con altri con il rilascio di altre autorizzazioni, anche rilascio di altre autorizzazioni in ambito ambientale. Mi viene in mente, se pensiamo all'articolo 208, sempre del codice ambientale in materia di rifiuti, lì proprio viene esplicitato questo riferimento, ovvero che l'autorizzazione unica in materia di rifiuti di fatto aspetta il giudizio di rilascio del giudizio di compatibilità. Nel provvedimento unico autorizzatorio, nel PAUR che abbiamo citato prima, questa cosa cambia perché viene proprio espresso il concetto in cui il giudizio di compatibilità ambientale non deve, come dire, trovare una collocazione diversa rispetto alla sede decisoria della conferenza di servizi in cui, sulla base della documentazione pervenuta dall'istante, sulla base della scelta che di fatto l'istante fa rispetto a quello che fa confluire all'interno del provvedimento unico autorizzatorio, tutto deve essere deciso in un solo contesto. Questo è il modello che viene definito con il PAUR. Tant'è vero che ci sono già state sentenze della Corte Costituzionale rispetto a leggi regionali che invece in qualche modo recuperavano l'idea della sequenzialità, che è quella che più, diciamo, tradizionalmente è stata legata nel rapporto tra procedimento di via ed altri procedimenti, sia soprattutto in ambito sempre altri ambiti autorizzatori ambientali, ritenendoli diciamo, concettualmente diversi rispetto al modello che invece è stato introdotto con il Power, in cui appunto tutto viene svolto all'interno di un unico contenitore, che è appunto il procedimento di autorizzazione unica ambientale regionale. Avevo visto prima una domanda legata all'esistenza di strumenti telematici, qualcosa del genere. Poi c'è una domanda sulla caratterizzazione. Allora, anche qui, caratterizzazione, la domanda è 30 giorni per concludere, di cui 20 giorni di preavviso agli enti per visionare gli atti. Ma secondo me si mettono insieme due tempi diversi, perché anche qua, se noi andiamo sulla norma e prendiamo l'articolo 242, nell'articolo 242 si specifica che l'ho aperto e vado proprio a ve lo leggo.
Dice, qualora l'indagine preliminare accerti l'avvenuto superamento della prima soglia, no, che abbiamo visto, che abbiamo, io vi ho descritto in modo molto, ho cercato di renderlo molto semplice perché il procedimento è molto complesso, no, e fa riferimento ad aspetti tecnici di cui magari non tutti sono interessati. Quindi diciamo che adesso vado però nella lettura specifica del testo. Quindi siamo ancora nella fase, abbiamo detto nella prima fase in cui si accerta o meno l'avvenuto superamento di queste soglie, che sono le soglie CSC, che sono le prime che vengono verificate. Se c'è l'avvenuto superamento, quindi in questo caso, ci dice la norma anche addirittura per un solo parametro, il responsabile dell'inquinamento ne dà comunicazione immediata al comune e alle province competenti per territorio, con la descrizione delle misure di prevenzione e di messa in sicurezza di emergenza adottate, che sono quelle misure di prevenzione e di messa in sicurezza che vengono adottate nelle 48 ore successive all'evento che ha o alla scoperta dell'inquinamento o alla produzione dell'evento che ha creato l'inquinamento. Poi dice, nei successivi 30 giorni presenta. Quindi siamo sempre, come dire, presenta il soggetto che ha prodotto l'inquinamento, o abbiamo detto l'amministrazione nel caso che si parli di siti orfani, nei successivi 30 giorni presenta le predette amministrazioni, quindi al comune e alla provincia competenti per territorio, il piano di caratterizzazione, che deve possedere i requisiti che vengono indicati specificatamente nell'allegato che viene indicato. Nei 30 giorni successivi la Regione convoca la conferenza di servizi, autorizza il piano di caratterizzazione con eventuali prescrizioni integrativi. L'autorizzazione regionale costituisce assenso per tutte le opere connesse alla caratterizzazione, sostituendosi ad ogni altra autorizzazione. Quindi nella procedura normale, ordinaria, quindi non nella procedura semplificata che io non vi ho descritto, diciamo, il procedimento si snoda su 60 giorni, in cui 30 si presenta il piano, e nei 30 giorni successivi alla convocazione della conferenza di servizi, che tra l'altro vedete non viene detta quando il termine entro cui viene convocata la prima conferenza di servizi. Quindi però nei successivi 30 giorni dalla convocazione si decide. Il tema invece dei 20 giorni noi lo ritroviamo o successivamente alla fase della caratterizzazione, quindi in realtà non stiamo più nella fase della caratterizzazione, perché nel comma 4, sempre dell'articolo 242, la normativa ci dice, sulla base della risultanza della caratterizzazione, al sito è applicata la procedura di analisi del rischio per la determinazione delle concentrazioni dell'altra soglia che viene definita soglia CSR. Salto tutta la parte che non ci interessa. Il soggetto responsabile presenta alla regione i risultati dell'analisi del rischio. La conferenza di servizi convocata dalla regione a seguito dell'istruttoria svolta in contraddittorio con il soggetto responsabile, qui è dato un preavviso, e qui c'è il preavviso, di almeno 20 giorni, approva il documento di analisi del rischio entro i 60 giorni dal ricevimento dello stesso. Tale documento è inviato ai componenti della conferenza di servizi almeno 20 giorni prima della data fissata per la conferenza. Quindi vedete, c'è cioè il meccanismo, io no, non capisco dov'è il problema del rispetto dei tempi, nel senso che in questo caso si dice che la conferenza di servizi deve essere convocata, o meglio, spetta al responsabile dell'inquinamento la predisposizione del piano, in questo caso che verifica la determinazione del rischio del sito specifico. Questo piano deve essere dato almeno 20 giorni prima della convocazione della conferenza di servizi a tutti gli enti che partecipano alla conferenza. E poi i lavori della conferenza durano 60 giorni. Quindi secondo me in realtà c'è una confusione, ma non, cioè, come dire, comprensibile, legata ai 30 giorni a cui si faceva riferimento, secondo me sono previsti nell'ambito della procedura non ordinaria, ma
ma quella semplificata, che io appunto in realtà non ho descritto. Ecco perché poi io ho cercato di ricostruire i passaggi della procedura di caratterizzazione, nel senso che qui il problema è capire dove ci si colloca e capire i tempi legati al momento in cui ci si colloca di questa procedura particolarmente complessa, perché sennò si rischia di diciamo, far confusione con la tempistica che ovviamente prevede, in ciascuna di queste fasi prevede tempi diversi. Quindi non so se credo che il tempo in realtà ci sia tiranno, stiamo per chiudere, quindi se ci sono altre domande risponderemo successivamente. Scusate, no, giusto una domanda che volevo Sì, rispondere. Ce mi l'abbiamo un minuto, Paola? Ok, no, allora chiedevano una domanda interessante. Nel caso di acqua già rilasciata, se a seguito di verifiche successive la provincia stabilisce che l'impianto necessita di AIA, nel periodo compreso tra l'accertamento della necessità di nuova autorizzazione e la conclusione del procedimento AIA, la ditta deve interrompere l'attività o può procedere con l'attività? Allora, qua la risposta è chiaramente, abbiamo scoperto in corso d'opera che l'impianto necessita di un'autorizzazione che non si possiede. Quindi la risposta dovrebbe essere la ditta deve acquisire la nuova AIA sicuramente. Però mi sento di dire, perciò dico che poi le cose vanno sempre lette, se la necessità di AIA è riferita magari ad un impianto diverso, quindi la parte... Diciamo, senza l'AIA, vi è comunque un'autonomia funzionale di una parte dell'impianto che può continuare ad esercitare, può anche essere esercitata quella parte di impianto, nelle more dell'acquisizione dell'AIA. Se invece è proprio tutto l'impianto che necessita di questa nuova, nel suo complesso, di questa nuova autorizzazione, allora sicuramente la risposta è che bisogna attendere, aspettare aspettare il rilascio dell'autorizzazione intera d'ambientale. Ecco, tutto qui. Bene, bene, grazie. Allora, aspetto tutti voi per il webinar dell'8 di giugno, sempre dalle 10 alle 11:30, sulla pagina di eventi PA potete già iniziare ad iscrivervi. Ringrazio tutti voi per aver partecipato. Ringrazio Riccardo Roccasalva e Mariangela Benedetti, a cui stanno arrivando tantissimi complimenti nella chat. Vi ricordo che il materiale e le risposte, la registrazione le troverete nei prossimi giorni sulla pagina di Eventi PA. A questo punto non mi resta che ringraziare tutti voi e a presto al prossimo webinar. Grazie a tutti per aver partecipato. Grazie, arrivederci.